Nell'ultima domanda si chiede di ruotare il campo elettrico dirigendolo nella direzione Z e con il verso giusto da deflettere le particelle in verso opposto alla deflessione dovuta al campo magnetico. C'è da capire qual è questo verso giusto, di fare poi il disegno completo e calcolare la condizione affinché la deflessione totale sulle particelle sia nulla. Questo dispositivo può essere uno strumento di misura, quale grandezza potrebbe misurare? Siccome dice che la deflessione totale deve essere nulla, capiamo subito che si tratta di un selettore di velocità dove la forza elettrica e la forza magnetica sono uguali opposte e la particella procede in linea retta, senza deviare. Sappiamo anche che nel selettore di velocità il campo elettrico è perpendicolare al campo induzione magnetica e questo torna con quanto detto nell'esercizio che bisogna ruotare il campo elettrico nella direzione Z, che così diventa perpendicolare al campo induzione magnetica che invece rimane nella direzione Y. C'è solo da capire se il campo elettrico va orientato verso l'alto o verso il basso. Per capirlo immaginiamo di prendere una particella di carica positiva, quindi uno ione positivo, per ragionare sulle forze che subisce. La forza magnetica già sappiamo che è verso l'alto, dunque la forza elettrica deve essere in basso. Siccome poi lo ione è positivo, anche il campo elettrico deve andare in basso, perché sappiamo che per le particelle cariche positivamente la forza elettrica segue lo stesso verso del campo elettrico. Se avessimo scelto uno ione negativo per fare questo ragionamento avremmo trovato le forze rovesciate, la forza magnetica in basso, la forza elettrica in alto, ma comunque il campo elettrico sempre in basso doveva andare, per esercitare su uno ione negativo una forza verso l'alto. La condizione affinché qualsiasi particella proceda indisturbata senza deflettere è che queste due forze siano uguali opposte, quindi due vettori uguali opposti con lo stesso modulo, dunque uguagliando i due moduli già al momento dell'ingresso nel campo magnetico e nel campo elettrico, quindi nel punto A, dove la velocità è V0, si ricava la condizione del selettore di velocità che già conosciamo, cioè la velocità d'ingresso delle particelle nel campo elettrico e magnetico è uguale al rapporto tra le intensità dei campi. In realtà nell'esperimento arrivano qua particelle di tutte le velocità, abbiamo visto infatti nei video precedenti, e allora questo dispositivo, cioè il selettore di velocità, filtra solo quelle che hanno la velocità giusta pari al rapporto dei campi. Quindi di quelle particelle che passano sappiamo la velocità. Dunque il dispositivo, il selettore di velocità, misura la velocità delle particelle che vengono filtrate, velocità che è pari al rapporto dei campi.